All'ITET Garibaldi di Marsala, in occasione dell'Open Day, in nostra compagnia c'è la dirigente scolastica, la dottoressa Loana Giacalone. Professoressa, quali novità riguardano questo istituto e i suoi studenti? Novità tante quest'anno, sicuramente quella più immediata di recente applicazione è l'attivazione di un nuovo indirizzo di studi, meccanica, meccatronica ed energia. Già da diversi anni ci occupiamo di energie rinnovabili, di green, lo facciamo in ottemperanza a quelle che sono le preoccupazioni e le indicazioni dell'Europa, della Commissione Europea, con cui collaboriamo attivamente da diversi anni. Siamo scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo e sposiamo in tutto tutte le iniziative del Parlamento e della Commissione. Perché parliamo di energie rinnovabili? Perché chiaramente occorrono sul territorio delle competenze specialistiche, perché è un problema molto evidente quello della salvaguardia ambientale, e occorrono delle specifiche competenze richieste tra l'altro del territorio, perché Sicindustria ha manifestato interesse nei confronti di questo nuovo indirizzo e ha fatto proprio una manifestazione di interesse che ha portato anche all'approvazione con decreto assessoriale. Ne siamo molto lieti e immaginiamo che questo possa diventare un notevole contributo per i giovani del territorio e per le imprese del territorio, che dovranno comunque occuparsi di green a tutti i livelli. Poi un'altra novità, forse quella epocale, quella più importante in assoluto, è l'attivazione della nuova sede di via Dante Alighieri. È stato un processo, un percorso molto faticoso che ci ha impegnato moltissimo in un regime di collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Trapani. Abbiamo già ricevuto tutti i materiali dei nuovi laboratori finanziati col PNRR, non vediamo l'ora di collocarli nella nuova sede e dare questo nuovo respiro a questa scuola, che se lo merita assolutamente dopo 40 anni. All'interno dell'ITET Garibaldi ci sono diversi percorsi di studio, che cosa li unisce? Allora, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo, turismo quadriennale, meccanica, meccatronica ed energia, sistema moda. Hanno un unico comune denominatore, il concetto di impresa, perché l'impresa coniuga un po' tutte le attività di filiera che realizziamo in tutti i nostri indirizzi. È stato salutato 2 anni fa il nuovo indirizzo Sistema Moda, ora abbiamo già una prima e una seconda classe, e sembrava qualcosa di strano in realtà nel contesto di un indirizzo, di un istituto che ancora reca il nome di commerciale nell'opinione pubblica, ma ora è ITET Garibaldi, Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico. Ma anche lì il concetto fondamentale è quello di ideare un prodotto, di commercializzarlo e quindi di curare tutto l'aspetto di impresa. Le ragazze di Sistema Moda hanno per esempio collaborato con sistemi informativi aziendali attraverso un percorso di impresa simulata, hanno individuato un prodotto e hanno avviato anche un percorso di marketing e di commercializzazione. E quindi in realtà è una scuola proprio che abbraccia campi diversissimi, dall'economia al diritto al turismo, perché anche il turismo è un'impresa e bisogna cominciare a considerarlo come tale, perché molto spesso si ha un atteggiamento un po' dilettantistico nel trattare l'argomento, soprattutto nei nostri territori. Anche lì servono delle competenze molto accurate, perché il turismo è un'impresa e quindi si deve trattare con delle competenze assolutamente adeguate, e noi siamo sicuri di dare ai nostri ragazzi know-how adeguati per potersi realizzare. Oggi ci sono venuti a trovare molti ex alunni che si sono ampiamente realizzati in tanti settori dell'economia del territorio. I nostri ragazzi frequentano università importanti, si realizzano attività da quelle economiche e finanziarie a quelle giuridiche, e insomma ne siamo assolutamente orgogliosi. Ci sono dei progetti in corso o in programma che riguardano il sistema moda? Sì, abbiamo 2 progetti proprio
in fase di inizio, proprio nei prossimi giorni partirà intanto un progetto di moda circolare, recupero e riutilizzo di materiali e capi esistenti in un'ottica di sostenibilità. Ci avvarremo di una stilista mattarese, Gianna S, Gianna Sicurella, che svolgerà un laboratorio pomeridiano e coinvolgerà le nostre alunne proprio in questo percorso di recupero e ricreazione. E poi avremo un altro progetto che procederà in parallelo di gioielli, accessori, sempre in un'ottica di riciclo. Alla fine dell'anno scolastico creeremo un evento aperto al pubblico, a chi voglia partecipare, in cui daremo la possibilità alle nostre ragazze di esibire, mostrare quanto realizzato.